futuro dei servizi bancari e finanziari è sempre più nell'innovazione tecnologica, un percorso iniziato da tempo che l'emergenza sanitaria ha finito inevitabilmente per accelerare. Consentire ai clienti da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo di usufruire di tutti i servizi e mettere le banche nelle condizioni di esercitare i necessari controlli. È stato questo uno dei temi di cui si è parlato a Bari in un momento di riflessione e confronto promosso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata alla presenza di studiosi ed esperti. La pandemia ha accelerato un processo che era già in atto, no? Nella società, ed era un processo verso la digitalizzazione nel rapporto, diciamo, in via digitale, quindi con canali digitali fra utenti e prestatori di servizi, quindi banche, ma anche il comune, ma anche tutti i servizi, voglio dire, sanitari, tutto quello che, voglio dire, un cittadino può avere bisogno, ha reso l'impossibilità di recarsi in banca, ha, voglio dire, incrementato questo processo tecnologico per portare il servizio al cittadino. D'altra parte ha insegnato anche a noi forse a muoverci un po' meno, a poter fare riunioni meno di persona e più collegati, voglio dire, in conference e via dicendo. Io credo che la pandemia, come ogni evento, diciamo, importante che scompagina le abitudini di vita, porta tante cose negative, ma lascia a volte anche un nuovo modo di vivere che non è totalmente, non ha tutti gli aspetti negativi. La banca è stata, diciamo, particolarmente proattiva, perché prima che il governo uscisse con tutte le misure di assistenza aveva già avviato delle iniziative al riguardo. È stata quindi molto presente nell'implementare le iniziative del governo e anche adesso si sta portando avanti con le cose che sono, diciamo, di contorno, che sono finalizzate a far ripartire l'economia. Mi riferisco in particolare all'ecobonus. La banca entro ottobre sarà pronta con un proprio servizio proprio per stimolare la ripartenza dell'economia.